Marianna Pederzolli, consigliere comunale della lista Doria a Genova ed esponente di Rete a Sinistra, un gruppo che si sta organizzando per le prossime elezioni regionali come alternativa al PD. Perché avete preso questa strada? Ok, allora diciamo Rete a Sinistra in verità è un progetto che nasce qualche mese fa, per cui la nostra prima iniziativa è stata a settembre in Piazza Don Gallo con l'inaugurazione, poco dopo l'inaugurazione della piazza, proprio perché c'è stata l'esigenza di incontrarci al di là delle proprie appartenenze politiche, partitiche, associative, per cercare di contrastare le larghe intese a livello nazionale e il fatto che dal dibattito pubblico fossero spariti dei temi che per chi si definisce di sinistra sono fondamentali, per cui abbiamo lanciato un evento sui diritti, lavoro e democrazia in contrasto alle politiche del governo nazionale e anche con parti del Partito Democratico. Rete a Sinistra ovviamente si proporrà come alternativa soprattutto al Partito Democratico, alla candidatura di Raffaella Paita. Vi state incontrando, state ragionando su una possibile candidatura, un'espressione di candidatura a governatore. Non le chiedo nomi, ma le chiedo di farci l'identikit di quello che potrebbe essere la persona che vi rappresenterà. Certo, allora intanto è chiaro che ci stiamo preparando per le regionali perché ci è stato chiesto, perché sono successe delle cose che è giusto ribadire, per cui c'è stato un voto inquinato alle primarie del Partito Democratico dalla destra. Ci sono stati dei fenomeni di voto di scambio, per cui Cofferati, che è stato uno dei fondatori del partito, è uscito dal Partito Democratico denunciando una mutazione genetica di un partito sempre più spostato al centro, per cui è stata forte la richiesta di dire proviamo a candidarci per un'alternativa anche al candidato che oggi sta esprimendo il Partito Democratico, che è un candidato di centro, per cui direi che anche non può essere neanche definito centro-sinistra, perché se si vanno a vedere poi le proposte programmatiche sono proposte di centro o centrodestra, per cui il candidato dovrà essere una figura in qualche modo credo che rappresenti, che venga dalla società civile, perché questo dovrebbe essere molto importante, perché la proposta deve ambire a convincere non tanto i partiti ma l'elettorato, quindi una proposta che riesca a convincere i discontenti del Partito Democratico ma anche gli scontenti del Movimento 5 Stelle, su cui ci sono molte vicinanze programmatiche. Come cambieranno però gli assetti in maggioranza, in consiglio comunale a Genova dopo queste elezioni? Perché oggi la sinistra, il centro-sinistra sta governando con medesime maggioranze in regione e in comune, dopo le elezioni regionali evidentemente ci sarà una spaccatura e probabilmente anche divergenze politiche su dei temi nodali, importanti. Certo, io credo che la tenuta della maggioranza in comune si debba valutare dalla proposta e dal programma elettorale, per cui io credo che questa maggioranza in comune, una maggioranza di centro-sinistra che ha un perimetro definito, per cui non c'è un allargamento all'UDC, non c'è un allargamento al nuovo centrodestra, ma la maggioranza originaria con cui ci siamo candidati debba consolidarsi e debba vedersi unita appunto recuperando i punti programmatici. Io credo che su quello in comune dimostreremo di essere in grado di governare, perché quella è una proposta genuina di centro-sinistra e non una proposta inquinata come stiamo vedendo sia a livello nazionale che vedremo con la proposta della Paita, che sarà sostenuta sicuramente da qualche lista civica con esponenti del nuovo centrodestra. Se le dico gronda però questo è uno dei nodi che potrebbero creare tensioni e divergenze anche in futuro. Allora, in maggioranza io credo che era chiaro a tutti fin dalla campagna elettorale di Marco Doria che il tema Gronda era uno dei nervi scoperti di questa maggioranza, mentre invece ce ne sono tantissimi su cui possiamo dimostrare unità e l'abbiamo dimostrata in questi due anni di percorso. La Gronda è un progetto tra l'altro approvato nel 2011, a noi è ritornato di rimbalzo in comune, forse anche per una trappola, e credo che però abbiamo dimostrato e dimostreremo di poter proseguire al di là poi dell'opera in questione nell'unità fino alla scadenza del mandato. Grazie a Marianna Pederzolli, consigliere comunale della lista Doria a Genova ed esponente di Rete a Sinistra, intervenuta a Blog Caffè su Liguria Talk. Grazie.